Ciao ragazze, bentornate sul mio canale, questo è un video sui miei pennelli viso. Questo video mi è stato richiesto da una ragazza, vi parlerò oggi solo dei pennelli viso e del loro utilizzo e poi faremo quello dei pennelli occhi. Allora, però, prima di iniziare, sigla! Qui ragazzi, allora partiamo dalla base. Allora, per i fondotinta ci sono tanti tipi di pennelli. Allora, esistono questi a lingua di gatto, però se non siete, questo è della Real Technique, però se non siete più che capaci rischiate di rimanere a strisce, quindi nemmeno io lo uso, non mi trovo bene, diciamo che io non sono una make-up artist, quindi non, come vi ho sempre detto, ma è una passione, quindi questo io comunque non lo vado a utilizzare. Io lo uso per applicare magari il correttore sotto l'occhio e basta, non ha altro utilizzo. Ne ho uno di Kiko che lo uso per stendere le maschere, ma per il resto non ha altro utilizzo per quanto mi riguarda. Poi esistono pennelli tipo questo è della Make Up For Ever, l'avevo pagato 50 passa euro, una gran e ha due parti, le parti corte, non so se lo vedete, le parti corte è diviso in due, ha le parti corte qua sotto e la parte più lunga qua. Questo pennello vi darà un effetto molto leggero, quindi anche se è un fondotinta abbastanza forte, cioè abbastanza coprente, questo qua lo renderà più leggero per il fatto che comunque non ha setole fitte, ma ha le setole comunque abbastanza larghe. A me come pennello, vi dico la verità, non piace questo tipo di pennello, non mi piace l'effetto che dà il fondotinta, vedete come resta tutto, anche questo rischia di, se un fondotinta è tanto cremoso, tanto liquido, di lasciare magari un po' di strisciate o cose del genere, quindi anche questo qua a me non piace come pennello. Poi esistono i pennelli che mi piacciono, cioè quelli più compatti. A me piacciono tipo questo della Real Technique e Buffing Brush. Scusatemi se i pennelli sono un po' sporchi, non ho avuto non ho avuto tempo di lavarli. Qui mi esce un corno. Ho rifatto il colore, ragazze. Domani vado dalla parrucchiera, ho fatto chatouche. Domani vado a farmi rifare meglio perché non mi sono uscito il massimo. Scusate la parentesi. Bando alle ciance, andiamo avanti. Questo qua è un pennello tondo, è un due fibre sempre a setole sintetiche ed è molto 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 fitto, e questo dà sì che il fondotinta dia una buona coprenza e comunque non vi lascia strisciate, non vi lascia niente, cioè voi stendete il vostro fondotinta ed è perfetto, almeno io mi trovo meglio con questo. Poi ragazze, ognuno è a sé, ed è appunto a setole abbastanza fitte, compatte. Come questo c'è anche quello di Sephora, questo non è nato per il fondotinta in crema, io parlo di fondotinta in crema in questo momento, ma è nato per le polveri minerali, però ha talmente le setole abbastanza fitte che io stendo il fondotinta in crema, perché comunque ragazzi il pennello, anche se nasce per una cosa, se mettiamo questo nasce per appunto per le polveri minerali, ma io lo uso anche per le creme, fondotinta in crema, quindi non è detto che un pennello, perché nasce per le polveri, vuol dire che vada usato solo per le polveri, ma si può, dipende dal tipo di pennello, dal vostro tipo di esigenza, potete usarlo. Quindi questo qua è di Sephora e io lo uso comunque, è nato per polveri minerali, ma io lo uso per fondotinta in liquidi. Come questo, poi ho questo pennello di Kiko, una cosa orribile ragazzi, non compratelo mai, dicono che la spugnetta assorbe il fondotinta, la spugnetta che c'è all'interno, e poi rilascia il fondotinta piano, gradualmente, ma no, no. Poi c'è questo di Kiko, questo è abbastanza, è meglio, ha una concava qua dentro, in teoria
voi lo applicate qui, mettete qualche goccia di fondotinta qui e poi nella stesura piano piano rilascia ed è diverso da quell'altro ed è molto meglio. Però non è il genere di pennello che comunque a me piace. Io prediligo questi due qua per mettere il fondotinta liquido. Questi qua rotondi con setole abbastanza compatte, oppure la spugnetta. Poi esiste un altro tipo di pennello. Adesso hanno inventato questi pennelli qua tipo spazzolina per le spruci dalle scarpe. Però ragazze, veramente è molto buono come pennello, vi dico la verità, io mi ci trovo molto bene. Le setole, guardate com'è compatto, è molto compatto. E io a applicare il fondotinta mi ci trovo veramente bene. Sembra una stupidata, ma mi sarebbe piaciuto provare a prendere tutto il set. Anche se questi pennelli per gli occhi, boh. Però comunque mi sarebbe piaciuto provare a prendere tutto il set di pennelli. Comunque questo io mi trovo abbastanza bene, arriva comunque dappertutto perché comunque è abbastanza piccolino, riesce ad arrivare qua nell'angolo del naso, riesce... È una carezza, diciamo, perché comunque ha le setole molto fitte, però è anche allo stesso tempo morbido. E poi vabbè, ovviamente non so dove le ho messe, ci sono le spugnette. Le spugnette sono, secondo me, oltre ai due pennelli che vi ho fatto vedere, quello di Real Technique, quello di Sephora, la spugnetta secondo me è la cosa migliore per stendere il fondotinta, soprattutto se sono fondotinta molto... Io uso questa, l'ho trovata molto coprenti. Questa è di Kiko, va bene per la sua forma, va bene negli angoli del naso, gira bene, vedete il contorno occhi. Io mi ci trovo molto per questa parte, poi per il resto del viso vado ad usare la parte più ovale ed è veramente comodissima. Secondo me è ottima sta spugnetta, veramente non costa tanto e io mi ci trovo molto bene. E comunque questi pennelli sono secondo me i più adatti per il fondotinta liquidi, pennello e spugnetta. Poi andiamo avanti, le polveri. Allora passiamo alle ciprie. I pennelli per le ciprie sono abbastanza larghi, non sono molto compatti, perché comunque vabbè, devono dare un risultato, cioè sì, devono stendere la cipria, ma tipo io uso questo per la cipria, vedete? È un duo fibre sintetico, è molto morbido, io questo lo uso per la cipria, se no per la cipria vado ad usare anche questo. Che questo qua è un multitask brush di Real Technique. Scusate, vi dicevo, io uso questo. Oddio, non sta mettendo a fuoco. Uso questo anche per la cipria. Comunque è morbido, un duo fibre, molto largo. Questo è il multitasking di Real Technique. Se no ho comprato per esempio questo di Kiko, che è il numero 07, è tagliato così angolato e riesco a mettere la cipria bene dappertutto, qua nell'angolo del naso, se ve lo girate così bene sotto l'occhio. Questo fa parte dei nuovi pennelli che ha fatto Kiko ed è veramente buonissimo. E anche questo appunto, vedete com'è morbido, ha le setole molto morbide, molto larghe. Comunque io preferisco i pennelli sintetici che con le setole naturali, perché hanno una morbidezza comunque totalmente diversa e mi trovo molto meglio, però questa è sempre una mia opinione. E c'è anche questo appunto per la cipria, insieme magari questo a pennelli comunque molto morbidi, molto grossi, e io uso questi per la cipria. Scusatemi se magari non mi so esprimere tra virgolette bene, però io sono
Boh, non so come spiegarmi. Poi andiamo avanti. Parliamo dei blush. Allora, per i blush, dicevo, per i blush in crema o anche altri prodotti in crema, io vado a usare questo sempre di Real Technique. Scusate, mi sporco. L'ultima volta che l'ho usato, ho usato il blush di MAC in crema. E questo qua è simile a quello del fondotinta della Makeup Forever, solo che non ha due strati, ma ne ha uno. E vado a prelevare appunto il prodotto in crema e poi lo vado ad applicare. Io con questo, per i blush in crema di MAC, devo lavarlo ovviamente, mi ci trovo veramente molto bene per quanto riguarda il blush in crema. Poi per i blush in polvere, allora io uso questo di Bottega Verde, mi trovo veramente bene. Guardate la forma, ha una forma a semi metà ventaglio, non a proprio a ventaglio, e questo fa sì che voi portiate bene giusto il fondotinta e scusatemi il blush, vedete? Voi fate il sorriso, appoggiate, tirate, ha proprio la forma giusta per applicare il blush, e questo è veramente comodissimo. Io mi ci trovo veramente molto molto bene. Se no, per applicare il blush uso questo, anche questo è sintetico, qua addirittura l'ho preso dal cinese 1 euro per dire, no, cioè anche questo mi trovo molto molto bene. Setole un pochino larghe, non è molto, è compatto ma non tanto compatto, è una via di mezzo, è molto morbido. E anche questo qua va bene per applicare il blush in polvere. Se no, niente, io prediligo sempre comunque anche questo, per dire, no, l'ho preso dal cinese, anche questo va bene per applicare il blush. Ha setole morbide, non molto fitte, ma non fitte come quello del fondotinta. E va bene per dare, quando sono fitte, date più copertura al blush, cioè date più pigmentazione al blush. Quando sono un po' più larghe, morbide, il blush resterà un po' più blando, come la stessa cosa che vale per il fondotinta. Più le setole sono compatte e più darà coprenza, meno sono compatte e meno sarà la coprenza. Quindi questi sono i miei pennelli. Questo qua è uguale della Real Technique, è un multitask anche questo, lo uso anche questo per il blush. E anche questi sono, io uso questi pennelli qui per applicare il blush. Per applicare comunque anche le ciprie, mi dimenticavo, scusate, esistono anche loro i kabuki. Ne ho uno della Essence e uno di Kiko. Sono, vedete, dei pennelli comunque a setole. Innanzitutto sono morbidissimi. Questo qua di Kiko è morbidissimo. E anche quello di Essence. Vedete come sono larghi e sono comunque, non hanno, sono setole fitte ma non fittissime. Quindi è una, proprio, questi qua sono una carezza sul viso, veramente. Io li amo i pennelli. E niente, anche questi kabuki vanno bene per applicare le ciprie. Sono ideali per applicare le ciprie. Poi passiamo agli illuminanti. Allora, per quanto riguarda gli illuminanti, allora esistono pennelli a ventaglio fatti così, però se volete così vi lascerà un effetto sì illuminante, a parte quello a ventaglio che va a seguire proprio il viso. Vedete, va ad applicare sì l'illuminante, ma non sarà una cosa strong. Se invece voi volete applicare l'illuminante e avere un risultato abbastanza, tra virgolette, strong, io vado a usare questo tipo di pennello, che è il Contour Blush. Questo va bene sia per il contouring, per stendere la terra, sia in polvere che in crema. Perché comunque va bene, oh, va come spolvera, va bene sia per le polveri che la crema, però va bene anche per applicare l'illuminante. Se volete una cosa molto più evidente,
questo va bene anche per l'illuminante, oltre che a quello a ventaglio. Quindi potete giocare su questo in base al risultato che volete ottenere. Poi ho dimenticato, tra i fondotinta esistono anche fondotinta minerali appunto in polvere. Io ho l'unico pennello che ho per applicare fondotinta minerale in polvere, quello di MAC, il 170, che è questo. Vedete la sua forma, è simile a quello di Kiko. Solo che è più piccolo, vedete, questo è molto grande, questo è molto piccolo, appunto questo è per le polveri tipo cipria, così. Invece questo per il fondotinta minerale in polvere è più piccolo, ha le setole fittissime, ma fittissime proprio, e serve appunto per applicare il fondotinta minerale in polvere libera oppure compatti. Io mi ci trovo veramente molto bene. Io ho un fondotinta minerale di MAC, dove ovviamente uso solo questo pennello perché comunque la morte è sua, ma di tutti i fondotinta minerali in polvere, questa è la morte sua, proprio il genere di pennello. Poi per applicare, ho detto gli illuminanti, applicare creme terre, scusatemi, in crema. Allora, per applicare terre in crema, io ho, per fare il contouring, ho questo pennello qua che è fatto in questo modo, vedete? Perdo una setola, che è fatto in questo modo, è piatto, abbastanza stretto, molto fitto, e questo va bene per sfumare le terre in crema. E questo qua è ottimo perché comunque dà proprio il segno, vedete? Proprio vi aiuta a essere molto precisi. Poi per applicare sempre prodotti in crema, però adesso non, questo pennello non c'è più, io l'avevo comprato con la palette, mi sembra che della Kiko, della Neo Noir, mi sembra che l'avevo preso per appunto fare il contouring in crema con questo, che è un pennello, dicevo, scusatemi, che questo qua l'ho preso nella collezione della Neo Noir, vedete? Per stendere il fondotinta in crema, per stendere, scusatemi, la terra in crema, è molto stretto qua, quindi darà una precisione, cioè sarà molto più preciso. E poi qui questo era per l'illuminante, vedete come è fatto, come quello che vi ho fatto vedere prima, un po' più grande, però darà un effetto molto più marcato all'illuminante. Per quanto riguarda le terre, io vado a riprendere sempre questi tipi di pennelli, fatti così come quelli che vi ho fatto vedere anche per i blush. Questo io lo uso per la terra piuttosto che questo fatto così un po' arrotondato. Sono, come dice la parola, multitask brush, nel senso che comunque si possono usare per vari tipi di applicazioni, di prodotti, di applicazione. Misto corno qua mi piace tanto. E quindi hanno vari tipi di applicazione, quindi io uso anche questo per la terra, uso questo per la terra, uso questo per la terra, dipende, se voglio dare solo una spolverata veloce uso anche questo, giusto per scaldare un po' il viso, una cosa molto leggera questo. Se no vado un po' più su questo, se voglio marcare un po' più la terra. E se voglio fare un contouring con la polvere, terra in polvere, vado a usare questo pennello di Kiko, sempre in una collezione edizione limitata. È più largo di quell'altro, di questo della Neo Noir, vedete? Però bene o male ha la stessa forma, vedete? Questo è semipiatto, non è proprio piatto piatto, è semipiatto, è più largo, è più morbido, e dietro qua ha, qua per applicare il blush in crema, e questo invece per applicare la terra in polvere, per
per fare contouring, girato così, e se volete sfumarlo lo girate dall'altra parte che è più largo. Per fare il contour, per iniziare ad applicare la terra, lo appoggiate così di piatto e poi per sfumarla girate il pennello e sfumerete la terra. Io questo per fare il contouring in polvere. Se no, vabbè, potete usare anche altri tipi di pennelli per fare il contouring in polvere. Ce ne sono tanti. Io qua ne ho talmente tanti. Non so più dove guardare. Ecco, un altro per l'illuminante. Vedete? Questo per la cipria di Chico. È molto largo, vedete, molto morbido. Un altro per applicare l'illuminante, questo di Sephora per esempio, con questa forma qui, vedete la forma che ha. Questo è ottimo per applicare l'illuminante, me la stavo dimenticando. Talmente pochi, li ho girati qua tutti, ragazze, no? Così almeno non devo stare lì prima di fare il video a scegliere i pennelli. Li ho girati qua tutti e man mano che mi vengono in mano li prendo. Comunque anche questo di Sephora per applicare l'illuminante perfetto, piuttosto che il blush, piuttosto che, vedete, il contouring in polvere, va bene anche questo. Quindi ci sono tanti pennelli che possono fare tanti usi. Un pennello non fa solo un uso, ma ne fa più di uno in base a voi, alle vostre esigenze, a quello che cercate, un po' anche alla vostra fantasia. Cioè, nel senso, se voi vi vendono sto pennello, vi dicono questo pennello per la cipria, però voi se volete usarlo per la terra potete tranquillamente usarlo anche per la terra. Cioè, ci siamo. Quindi questi sono tutti i miei pennelli e ne ho ancora, solo che vabbè, sono tanti doppioni. Sono i pennelli che io uso per mettere il fondotinta, per fare la mia base in generale. Poi vi farò, perché sennò diventa troppo lungo, poi vi farò quello per gli occhi. Ecco, già che ci siamo, vi metto dentro anche i pennelli per mettere il correttore. Vendono appunto dei pennelli, questo è della per Minerals. Scusatemi, ogni tanto mio figlio mi viene a chiamare. Dicevo, i pennelli per il correttore restano sempre a lingua di gatto. Questo per esempio di MAC, il 195, se no c'è questo di Bare Minerals, che vedete hanno due forme simili, uno un po' più piccolo, uno un po' più grande, però a regola restano così. Se no io li ho presi su eBay, per dire, ma vanno bene anche questi per applicare i correttori. Anche questo qua piatto così va bene, almeno io riesco, mi ci trovo bene, e applico anche le basi in crema sopra l'occhio. Quindi i miei pennelli per i correttori restano questi. Anche questo qua piccolino per fare magari i dettagli, se magari sbavo con per dire l'ombretto, piuttosto che questo che è piccolino e più da precisione, vado ad aiutarmi a correggere magari gli errori. Comunque restano questi. Questo qua sembra lingua di gatto, piccolino, vado ad applicare il correttore, questo di Real Technique. E niente, ragazze, questi sono i miei pennelli, sono i loro usi. Come vi ho detto, ogni pennello potete fargli l'uso tra virgolette che volete a un certo punto, però hanno più di un uso. Quindi ragazze, spero di esservi stata utile. Se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su, mi raccomando condividete il video, ricordate di iscrivervi al canale. Vi mando un bacio e ci vediamo con il prossimo video sui pennelli occhi. Ciao!